Giornata importante di presentazioni per il Pescara. Nella tarda mattinata di oggi presso lo stabilimento balneare Belvedere c'è stata la prima uscita pubblica di Luciano Zauri, il nuovo allenatore del Delfino. Insieme a lui è presentato anche Antonio Bocchetti, che entra nei quadri da direttore sportivo al fianco di Giorgio Repetto. Allora, ci colleghiamo subito con Paolo Durante, che si trova proprio sul posto dove si è conclusa la conferenza stampa. A te, Paolo. Paolo? Sì, grazie dallo studio. E allora, oggi è stata la prima uscita pubblica di Luciano Zauri, il nuovo allenatore che guiderà il Pescara nella prossima stagione 2019-2020. Zauri, classe 78, originario di Pescina, è reduce dalla brillantissima vittoria del campionato Primavera 2. È la prima esperienza alla guida di una squadra professionistica. Insieme a lui è stato presentato anche il nuovo direttore sportivo Antonio Bocchetti, ma sentiamo proprio l'intervista con il nuovo tecnico del Pescara, Luciano Zauri. Luciano Zauri, dunque è il tuo giorno, la tua presentazione ufficiale però se ne parlava già da tempo. Adesso che è diventata realtà, qual è la prima impressione davanti, insomma, alle telecamere, ai taccuini, ai microfoni? Ma insomma, il sogno si è avverato. Per me è un onore essere qui, poter rivestire questo ruolo che ho tanto, tanto sognato. Un ruolo difficile, chiaramente, perché non nego che sicuramente ha tante responsabilità, ma le responsabilità non mi hanno mai spaventato. Insomma, io ho fatto un percorso da ragazzino a 12 anni, ero lontano dalla mia famiglia, a Bergamo, nell'Atalanta, appunto. Quindi ho un passato che mi ha insegnato tanto dal punto di vista umano. Quindi non mi spaventa niente. Ho le mie caratteristiche da giocatore, che sono quelle appunto di temperamento, di voglia di arrivare, e cercherò appunto di trasformarle in dettami appunto per la squadra, per cercare di aiutarli lì dove potrò incidere con le mie idee. Cosa ti ha chiesto Zauri, il presidente, comunque lo staff dirigenziale? Ma intanto zero pressione, nel senso, comunque la pressione già ce l'ho dalla piazza, per cui almeno lui non me l'ha chiesta. No, grandi richieste non ne ha fatte. Sicuramente la massima serenità nello scegliere appunto i profili che riterrò insieme ai direttori e al presidente stesso, quelli più funzionali al nostro progetto. Vediamo un pochettino cosa riusciremo a prendere dei ragazzi appunto che abbiamo in testa, ma sicuramente erano giocatori che vogliono giocare a calcio. Ecco, al di là delle dinamiche del mercato, c'è qualche giocatore che Mister Zauri ritiene insostituibile in questo Pescara? Quelli di quest'anno che hanno fatto benissimo sono tutti insostituibili per me, però ripeto, come dicevamo prima, il mercato purtroppo spesso non decidiamo soltanto noi. C'è il ragazzo che avanza delle pretese, ha delle offerte, delle richieste, quindi magari si vuole spostare. Siamo pronti ad accogliere sicuramente tutto questo tipo di situazioni. È chiaro che giocatori bravi non li mandiamo via per forza, i giocatori bravi ce li teniamo stretti, poi vediamo cosa succede. Per te, per chiudere almeno da parte mia, questa esperienza alla guida per la prima volta di una squadra professionistica è un'occasione, una sfida, una prova, cos'è? Ma continuo, io continuo il mio percorso. Ho fatto un percorso che dura da quando avevo 12 anni. Ho smesso gli scarpini, le scarpe da calciatore per poter fare qualcosa nel calcio, volendo mettermi alla prova in prima persona. Quindi ho fatto il mio percorso, adesso tocca a me fare qui, ma non, ripeto, non mi spaventa niente, perché comunque ho visto talmente tante belle cose nel mondo del calcio che tornare a casa, ma non me ne sono mai andato, per cui sono sereno, ma molto ambizioso, quello sì. Davvero l'ultima, hai avuto tanti allenatori, perché sei stato un grande giocatore in diverse squadre di Serie A, ti ispiri a qualcuno, prenderai qualcosa da quello che hai già visto? Io dicevo prima, ne ho avuti tanti, tanti anche molto bravi, per cui da tutti ho cercato di prendere qualcosa. Molto dal punto di vista della gestione, appunto, secondo me la gestione del gruppo è fondamentale, ma non lo dico certo io, ma è il calcio, perché i giocatori bravi per arrivare in B o in A o qualsiasi categoria vuol dire che sono bravi. La difficoltà appunto è stata nella gestione, perché magari 11 giocano ma la maggior parte è fuori, quindi già hai dei problemi iniziali con quelli che non giocano, per cui grande attenzione appunto alla gestione di questo gruppo, e quella è la cosa più importante. Così dunque Luciano Zauri, che come ha ricordato in conferenza stampa il presidente Daniele Sebastiani, ha firmato un contratto annuale con opzione da parte della società. È tutto, la linea può tornare allo studio.